Do il benvenuto in studio qui a Respubblica Sicilia chiama Europa a Rita Bernardini, candidata per la circoscrizione Isole alle Europee con Stati Uniti d'Europa. Rita Bernardini intanto grazie per essere qui con noi. Grazie eh, a voi per l'invito. La breve presentazione per quei pochi che non sanno chi sia, certamente l'avrete la conosciuta come presidente dell'associazione Nessuno Tocchi Caino. Eh, in questi giorni eh, fa parlare di sé, non è la prima volta che pone in essere un'azione del genere, ma in piena campagna elettorale magari eh, è un po' più significativa perché ha deciso di avviare anche uno sciopero della fame per tutta una serie di motivazioni. Intanto, come sta? Bene, bene, perché mi trovo dopo 18 giorni in quella fase dello sciopero della fame. In cui c'è una sorta di stato di grazia che dura fino al ventesimo giorno, dopodiché c'è un piccolo crollo. Ma eh, mi porta, eh, sento moltissimo le ragioni di questo sciopero perché rivedo i volti di tutte quelle persone che ho incontrato in carcere perché. Eh, con Nessuno Tocchicaino, ma anche prima con eh, Pannella, il Partito Radicale, ho visitato tutte le carceri d'Italia e in particolare eh, queste della Sicilia perché sono stata deputata eletta nella circoscrizione del eh, Nord-Est, eh, circoscrizione orientale, dal 2008 al 2013. Quindi potevo girarle con più certo. frequenza perché non c'era bisogno di avvisare nessuno. Comunque, conosco quei volti, so le ingiustizie che patiscono ogni giorno. Perché dico ingiustizie? Chi ci ascolta dirà: Beh, se stanno in carcere qualcosa avranno fatto. Intanto, questo non è vero, perché. Eh, non per tutti, quantomeno. Non per tutti: eh, perché ci sono una buona parte di persone che all'esito del processo verranno riconosciute innocenti e perché. Questo è un dato documentato, ogni anno lo Stato italiano risarcisce almeno mille persone per ingiusta detenzione. E, e, però io conosco le condizioni, eh, la privazione della libertà è la finalità del carcere, ma c'è anche la finalità rieducativa e noi abbiamo un sovraffollamento che ci portiamo appresso ormai da troppi anni, eh, che impedisce eh, tutta una serie di cose, ha una serie di conseguenze come per esempio eh, la, eh, la salute che non può essere curata, eh, la possibilità di fare attività trattamentali, per cui la vita detentiva eh, spesso si riduce eh, nello stare chiuso in cella o fare attività come l'ora d'aria, eccetera, poco significative che sicuramente non aiutano alla rieducazione. Aggiungiamo a questo il fatto che sempre di più le carceri sono piene di persone dipendenti problematiche da sostanze stupefacenti e che quindi avrebbero bisogno di essere seguite, curate, cosa che non avviene, e casi psichiatrici che sono veramente tantissimi sono aumentati e, e tu vedi proprio la disperazione, eh, ma anche del personale. Io parlo sempre, come diceva Pannella, di comunità penitenziaria, perché gli agenti sono pochi, eh sono sottoposti a turni massacranti spesso eh, sono costretti a fare gli straordinari, non, è, non sono straordinari, sono ordinari e eh, di fronte a situazioni difficilmente gestibili, perché di fronte a un caso psichiatrico ci sarebbe bisogno dello psichiatra, dello psicologo, eh, di educatori, no? E cioè, negli ultimi anni purtroppo, sempre più spesso, noi giornalisti abbiamo raccontato di aggressioni all'interno delle carceri, mh, le ultime proprio in Sicilia, certo. eh, qualche, qualche giorno addietro. È un problema, quello del sovraffollamento delle carceri, lei se ne occupa da eh, tempo e proprio mi, per mi, questo abbiamo fatto che appunto una battaglia. Sto anche. facendo lo sciopero della fame. Esattamente. Ma eh, abbiamo anche proposte concrete. L'unica proposta in campo io sarei favorevole, come lo era Pannella. Ad un provvedimento di amnistia e di indulto per far rientrare lo Stato italiano nella legalità. Sappiamo che è difficilissimo perché occorre una maggioranza qualificata dei due terzi, questo lo richiede la Costituzione, una maggioranza che è quasi impossibile da ottenere, però. Eh, con il eh, deputato di Italia Viva di tradizione radicale come me Roberto Giachetti abbiamo depositato una proposta di legge che consentirebbe di far diminuire la popolazione detenuta di quelle persone che si sono comportate bene in carcere e eh, che sono vicine al fine pena. Eh, quindi tenete presente che noi abbiamo circa 7.000 detenuti su 61.300 che, de che hanno un residuo pena da 15 giorni a un anno, quindi hanno pochissimo da scontare. E in questa situazione di sovraffollamento eh, è difficile eh, poter seguire tutte queste persone purtroppo. Faccio un po' l'avvocato del diavolo. Lo deve fare. Purtroppo aumentano anche i reati i cosiddetti dei sex offenders, quindi sì. a, a, per tanti, 7.000 circa, che potrebbero lasciare le carceri, purtroppo i numeri non arrivano per fortuna a questa cifra, ma ce ne sono tanti altri che le vanno a riempire. Allora, non sarebbe una possibilità quella di individuare nuove carceri in Italia? Guarda, questa storia delle nuove carceri è una favola italiana, perché in realtà ogni ministro della giustizia va lì e dice: Costruiremo nuove carceri, a parte i costi, perché un carcere eh, costa eh, una cifra spropositata, almeno proprio il più modesto costerebbe almeno 20 milioni di euro. A parte i costi, tralasciamoli. Ma. Eh, è riprovato che ci vogliono moltissimi anni per costruire, ma intanto la situazione adesso certo, è drammatica, certo. ci sono stati 35 suicidi dall'inizio dell'anno, non dimentichiamo, anche fra gli agenti, che sono almeno 5 quelli che si sono tolti la vita. E quindi è una favola che viene, okay. il ministro Nordio si è reso conto <ride> che non sarà in grado di fare di fare questo e quindi di aumentare i posti disponibili dentro eh, le carceri. Ma una cosa sulla quale bisogna riflettere è che le pene e le misure alternative sono molto più efficaci ai fini della recidiva del carcere. In che senso dico più efficaci? Danno più sicurezza, perché con la misura alternativa c'è una recidiva bassissima, il tornare a delinquere. Mentre per chi subisce il carcere con i trattamenti di cui ho parlato, la recidiva si impenna, cioè chi esce dal carcere, non avendo trovato dentro nessun percorso di rieducazione, reinserimento sociale, quando esce purtroppo eh, torna a commettere reati. Quindi bisognerebbe puntare moltissimo sulle misure, che sono vere e proprie pene, eh, perché. Eh, per esempio, se io eh, chiedo ad una persona, adesso tu vai a, eh, ad assistere gli anziani, a ripulire le strade, cioè quindi è sempre una pena, tu tutti i giorni hai quell'impegno. Però è un impegno eh, edificante, diciamo, per cui anche la società risente. Della positività di questo, di questo gesto, di questa di restituzione. Le formule adatte per evitare pure i rischi di evasione, però in, quei, in, in alcuni casi. Sì, ma guardi i rischi di evasione non ci sono se il percorso è fatto bene, e in genere, nonostante le scarse risorse, appunto, registriamo un tasso di recidiva bassissimo fra chi accede a eh, queste misure. Poi c'è un discorso generale. Il nostro Stato spende per queste carceri che Pannella definiva infami per come sono nella quotidianità, spende 3 miliardi e mezzo l'anno, che è una cifra astronomica perché tutta la giustizia, quindi i tribunali, i magistrati, i cancellieri, costa, comprende questa cifra e costa in totale 10 miliardi. Quindi di questi 10 miliardi noi 3 miliardi li spendiamo, e mezzo, solo per le carceri. Mentre per la quota di misure di comunità, perché fra le misure alternative c'è anche quello di andare presso una comunità, eh, per esempio per tossicodipendenti o casi psichiatrici. Eh, noi spendiamo 500 milioni l'anno, quindi una cifra molto, molto ridotta. Bisognerebbe anche cambiare il modo dell'esecuzione penale. Ci sono proposte molto valide che già sono state elaborate, bisognerebbe semplicemente riprenderle. C'è una cosa alla quale tengo molto. Vedete, le persone vengono mandate in carcere. Spesso in custodia cautelare assolutamente ingiusta, ma questo lo teniamo da parte perché hanno commesso un reato. Ma anche lo Stato italiano commette un reato per trattamenti inumani e degradanti causati dal sopraffollamento. Tant'è vero che l'Italia è stata condannata nel 2013 per proprio per questi trattamenti che vanno sotto il titolo di tortura. Ha dovuto correre ai rimedi e diceva, ha varato questo articolo 35 ter dell'ordinamento eh, penitenziario che prevede dei risarcimenti per le persone sottoposte a questi trattamenti. Ma non basta il risarcimento, altrimenti diventa il prezzo della tortura. Uno dovrebbe rimuovere subito le cause che generano questi trattamenti. E i magistrati di sorveglianza ormai le concedono, eh, concedono questi risarcimenti a migliaia, migliaia di persone all'anno eh, ricevono detenute, eh, ricevono questo risarcimento. È, è, è un periodo in cui si stanno mettendo in discussione determinate certezze, diritti acquisiti, sì. per esempio il reato di tortura, no? ormai è insomma, una certezza. Dopo eh. tanti anni siamo stati gli, ulti, eh. gli ultimi in Europa ad approvarlo, eppure, ad introdurlo. Eppure insomma, sembra quasi che si voglia in un certo senso rivederlo in qualche, in qualche maniera. No, io mi auguro di no perché già mh, nella formulazione diciamo che non è proprio perfetta mm. come dovrebbe essere. Per cui rivederlo mi sembrerebbe qualcosa di fuori dal mondo, tanto più se parliamo di Europa dei diritti umani fondamentali. Eh, eh, la situazione da questo punto di vista, eh, ci sono sicuramente paesi peggio del nostro, ma noi stiamo un po' agli ultimi posti, per esempio ha avuto molto risalto. Eh, anche in questa campagna elettorale perché è candidata eh, la candidatura della Salis. No? E noi eh, siamo rimasti colpiti, siamo contenti che adesso sia eh, gli arresti domiciliari, questo senz'altro, ma siamo rimasti colpiti tutti quanti dal fatto delle manette, no? entrare in tribunale in quelle condizioni che nel 2024 non sono concepibili. Però accade anche nei nostri tribunali, eh, vengono portati così i detenuti, non facciamo eh, i filmati e li mandiamo negli altri paesi. Quindi, Dobbiamo perché, fare... perché per noi della stampa è sempre più, più difficile raccontare eh, la cronaca. Certo. Abbiamo tutta una serie di restrizioni, non possiamo dare più i nomi degli arrestati, non possiamo più mm -hmm. entrare nei tribunali. Non possiamo, non, non possiamo... Eh, però lì invece entrano allora. Che se... Ci sono aspetti positivi certo. in merito, ma beh, certo, per certo. noi diciamo, diventa difficile. E, eh, lei ha avuto praticamente l'apertura dei telegiornali tutte le sere, no? Quindi. Possiamo dire che in questa circoscrizione isole tutti sanno che la Salis è candidata? Ma quanti sanno che io che mi batto da 30 anni per carceri civili eh, sono candidata? I telespettatori di Tele Sud adesso lo sanno. I, adesso cioè, lo sanno. E, 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 sia, e ci importante. vedono in tutta la Sicilia. Quindi state eh, facendo un'opera di informazione, almeno per sapere chi uno proviamo. è candidato poi può votare o no? c'è de, 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 uno dei suoi impegni che mi incuriosisce per come lei l'ha posta. E mi fa piacere averla qua, perché così me lo spiega meglio e lo capirò. Che significa serve un vero modo per combattere la mafia? Serve un vero modo per combattere la mafia perché non bisogna usare i metodi mafiosi. Mm. Eh, lei ricorderà che sta sciascia era contrario alla terribilità della pena. Noi in Italia ancora abbiamo il 41-bis che è totalmente illegale se lo confrontiamo alla Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo o alla Costituzione italiana. Ma detto questo. Eh, la vera antimafia la si fa con il diritto, questo diceva Leonardo Sciascia. E quando noi vediamo, abbiamo fatto mh, pochi giorni fa un convegno qui in Sicilia, credo di un interesse estremo, quando noi vediamo che nel, nei procedimenti di prevenzione non sono previste quelle garanzie che ci sono nel eh, processo penale, eh, allora scatta qualcosa perché, eh, e abbiamo visto anche casi clamorosi, tu eh, confischi, sequestri tutto ad una eh, impresa e poi a distanza di anni, dopo averla sottoposta alla cura di amministratori, Giudiziari. Alla cura, tra virgolette, ma no. questo, lo, questo lo dico io. Sì, sì, spesso, ma lo dico anch'io. Spesso è. Un... Dopo essere stati sottoposti a questa cura, vengono, dice no, no, va bene, ho capito, tu non c'entravi niente, ti restituisco l'impresa e l'impresa viene restituita in maceria. Allora, questo. Con, è... con i debiti da pagare in più. Con i debiti da pagare perché poi loro non pagano nemmeno le cose essenziali come l'Inps, cioè proprio, cioè proprio, se ne fregano di tutto. No? Purtroppo, lei non lo sa, ma ogni Bene anno faccio occupato. due o tre trasmissioni su questi sì, argomenti, benissimo. quindi dall'altro lato dello benissimo. studio. Benissimo, ma qui in Sicilia se tu provi a parlare di questo argomento, e cioè del diritto... Perché se siamo uno Stato di diritto, solo così possiamo definirci democratici, subito sei messo nella schiera dei mafiosi. Noi abbiamo avuto un intervento veramente strepitoso eh, in questo convegno del professore emerito di diritto penale Tullio Padovani che oltre a fare un'analisi su eh, la, la giustizia del sospetto, no? non provato, non provato, eh, fa, eh, indica proprio come l'economia sia imbastardita da questo modo, perché tu se sequestri un'impresa sana e lasci, cioè la togli dalla concorrenza e lasci che altre possano crescere, evidentemente stai intervenendo in un eh, processo economico eh, e puoi fare di tutto e di più perché non, non servono le prove per fare queste eh, confische. Oggi abbiamo ascoltato delle dichiarazioni di De di Lucia. Eh, sono esilanti, dice perché dice: no, Il processo di prevenzione è, è, va benissimo, perché eh, so, ci sono tutte le garanzie. Intanto la Corte Europea ha accettato il ricorso fatto da eh, Cavallotti e vedremo come andrà a finire. Ci sono tutte le garanzie, certo, nel processo penale eh, se un pentito solo fa una dichiarazione in colpa eh, una persona, eh, io devo trovare i riscontri magari di un altro eh, pentito, a parte questo ragionamento. E dice nel processo di prevenzione mi basta un pentito. per Sequestrare tutto, confiscare, far amministrare da altri e poi all'esito del procedimento restituire le macerie. Tutto questo non è sopportabile. Guardate, la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha fatto 14 domande al governo italiano che ancora deve rispondere. Perché questa cosa. Vede, a un certo punto della sua vita Marco Pannella diceva qui in Italia non ci possiamo più fidare. Dobbiamo adire alle giurisdizioni superiori, perché per far riconoscere cose elementari di una democrazia in Italia diventa quasi impossibile. Abbiamo avuto per anni, devo dire, e ci sono state delle sentenze molto importanti in questi ultimi anni eh, da parte della Corte Costituzionale italiana, perché anche sull'ergastolo lo stativo ha avuto dei procedimenti c'è stata sempre prima la Corte Europea eh? prima c'è stata la Corte Europea sentenza viola poi la Corte Costituzionale sentenza Cannizzaro ma si è ma, se lei venisse retta da sola in Europa cosa potrebbe fare? Beh, da sola, intanto beh, spero di non essere da sola. Ma sì, vabbè, certo, in, in quanto unità, poi sì, certamente sì, sì, non sono sì, certo. da sola. Io. Ma questo è un tema che va affrontato, eh, va dibattuto, va affrontato. Noi l'abbiamo fatto in tantissime sedi, anche eh, invitando i magistrati e ne abbiamo avuti anche di coraggiosi che si sono pronunciati perché, ripeto, non è facile in una terra come questa, stranamente parlare di Stato, di diritto. Se non sbaglio questa è la terra, la Sicilia, dove c'è stato il primo Parlamento. Eppure, Parlamento il Parlamento più antico d'Europa. Il Parlamento eh, più antico d'Europa. Però parlare, eh, se è formata questa, tra lo dico fra virgolette, come di questa antimafia, che è un'antimafia di facciata che non corrisponde, per esempio, al pensiero di Falcone. Cioè Falcone è stato totalmente travisato. Persino adesso no, che ci sono le commemorazioni, eccetera, non viene ricordata la sua posizione sulla separazione delle carriere, ma anche sulla prova. Perché Falcone è vero che utilizzava i pentiti, giustamente. Ma è anche vero che se non trovava i riscontri precisi, le prove, eh, lui ne faceva a meno. Eh, questa è una cosa fondamentale, e per cui quest'isola ha molto, molto bisogno eh, di ritrovare un riequilibrio democratico. Europa, um, vecchio continente che si scopre sempre più vecchio, almeno secondo me. Eh, Giovani. Se, se, sembravamo all'avanguardia per quanto riguarda appunto, una serie di diritti acquisiti o di. E umanità e invece ci scopriamo adesso refrattari ai cambiamenti. Per esempio, lei si batterà sono certo per una legge sull'antiproibizionismo eh. in generale. Ma immagino che sarà anche una battagliera per quanto riguarda i diritti degli altri amori LB, certo, eccetera, eccetera, eccetera. Eccetera, è un'Europa che va però indietro secondo me nel mio piccolo da eh, Tavanese. E per questo servono persone che la riportino avanti perché eh, le nuove generazioni sono sicuramente più avanti e però si sono ritrovate tanti diritti conquistati. Eh, io che ho una certa età... Eh, e ho fatto le battaglie per il divorzio, per l'aborto, per l'obiezione di coscienza, per il diritto di famiglia. Cioè c'è stata un'evoluzione a partire dagli anni 70. Eh, questi ragazzi si ritrovano questi diritti, ma ne sono sorti di nuovi. Pensi che nel 1975, già funzionava da cinque anni. Nella sede del Partito Radicale c'era il Fuori che era il fronte unitario omosessuale. Devo dire che c'era anche qualche radicale che all'epoca storceva il naso: Ma come gli omosessuali qua? Ma che, ma che sta succedendo? Eppure loro potevano riunirsi, riunirsi insieme a noi, parte, federarsi con il Partito Radicale e eh, diciamo che. Anche quest'opera quest che è stato fatto anche sui transessuali no? che hanno ottenuto eh, quella legge molto importante grazie a noi, e, cioè, alla fine è stato sdoganato. È stato sdoganato che cosa? L'amore. E se ci pensiamo eh, è qualcosa di incredibile che possa essere imprigionato, costretto, quando l'amore può fare solo del bene se non è certamente violento eh, come purtroppo accade anche in Italia. Per cui ci sono questi diritti ma lei prima citava eh, l'antiproibizionismo. No? E così mi ricollego le, pure la, con l'antimafia. La, mi scusi se la interrompo, le, le do diciamo, la stura per sì. magari ampliare il discorso. Proprio la settimana scorsa, qua in provincia di Trapani, a due passi da Trapani a Derice, c'è stato un interessantissimo seminario sul, sul problema del crack. Beh, sì. in Sicilia il crack, lei sa che davvero è diventato un fenomeno... In Italia, o, o, sì. in, in Italia, mi, mi limito però qua sì. A, sì. a casa mia, è un fenomeno che... Va contrastato e debellato. Qua abbiamo poco da parlare di antiprobizionismo. È no. un problema serio sì. quello del crack. Sono i ragazzini che lo fumano. Io le, le pongo una domanda. Prego. Eh, chi gestisce? Il... No, ma la vita organizzata non c'è dubbio. Organizzata <ride> o non organizzata, ma la vita c'è. Certo. Esatto. Che interesse ha? L'interesse della criminalità organizzata è quella di vendere di più e vendere di tutto. Non c'è nessun controllo. Allora quello che noi diciamo è regolamentare da parte dello Stato quello che c'è sicuramente e che. Il proibizionismo più feroce non può debellare perché lo abbiamo visto, l'abbiamo visto con l'alcol negli Stati Uniti d'America. Oggi, l'alcol, che è una droga molto pericolosa, se usata male, perché poi il bicchiere di vino ce lo beviamo tutti e ci e fa piacere E statistiche dicono che si muore più per incidenti stradali dovuti all'alcol che non alle canne eh, eh, esatto, diciamo esatto. Allora, che cosa c'è di buono? Nel, nel consumo di alcol c'è cioè di buono che, o nelle sigarette, il, quindi il tabacco, che sono il commercio, la produzione, il commercio, l'uso, eccetera, sono regolamentate dallo Stato. Invece, per tutte le altre sostanze stupefacenti, è che lì le regolamenta la mafia. Noi abbiamo avuto, e dicevo ricollego con il discorso che abbiamo fatto prima, quattro anni fa, la direzione nazionale antimafia che si dichiarava d'accordo sulla legalizzazione delle sostanze stupefacenti leggere, hashish e marijuana, della cannabis insomma. Ma non si è fatto un dibattito, cioè in Italia nemmeno il dibattito su eh, proibizionismo e antiproibizionismo si può fare. E quella perché era importante quella presa di posizione? Anch'io mi sono battuta su questo e sono stata per una disobbedienza civile anche condannata e la rivendico, io per me quella condanna è eh, una medaglia, a due mesi e quindici giorni feci quella disobbedienza civile insieme a Marco Pannella, quindi ne sono eh, orgogliosa. Perché è una medaglia? Che ragionamento faceva la DNA, Direzione Nazionale Antimafia? E la marijuana è la sostanza stupefacente più consumata, diciamo, ci sono almeno, si calcolava, tra i 5 e i 7 milioni. Quelli che consumano altre sostanze sono di meno. Però quello essendo proibito, essendo un settore proibito, veicola anche tutte le altre sostanze. Per cui è più facile se tu eh, contatti eh, per avere eh, qualche grammo di marijuana, contatti lo spacciatore che poi è più che una... Che ti dieta, propone pure qualcos'altro. Cioè, sì, perché il suo mercato eh, certo, ha di tutto. La Germania ha recentemente regolamentato, cioè la Germania è conosciuta come un paese severo, legge, eccetera, eppure ha deciso di regolamentare il settore della cannabis. Quindi non siamo così folli quando lo diciamo. A me dispiace però il tempo a disposizione purtroppo a è finito, ma magari ci saranno altre occasioni, a prescindere dalla, dalla, dalla candidatura e dall'elezione. Però siccome qua parliamo di elezioni le europee, lascio sì. la telecamera, li convinca a votare per Rita Bernardini. Ma io più che convincervi eh, a votare la lista Stati Uniti d'Europa e con la preferenza Rita Bernardini, che sono la capolista, direi andate a vedere la mia storia, quello che ho fatto e come è cambiato questo paese, secondo me, in positivo grazie alle battaglie radicali sui diritti civili. Cioè è inutile promettere che uno farà qualcosa che non ha mai fatto in passato. L'ho già fatto, uso il metodo della non violenza. Eh, per la civiltà di questo paese e sto bene nonostante 18 giorni di sciopero della fame perché sono convinta interiormente di quello che sto facendo. Grazie a Rita Bernardini, capolissa nella circoscrizione Isole, candidata con Stati Uniti d'Europa alle elezioni europee. Buon lupo, l'aspettiamo poi quando smette lo sciopero della fame sì, per, man per mangiare delle buonissime arancine. C'è chi, chi ha detto che lo sciopero della fame fatto in Sicilia, io... Vale due volte. Vale, ogni giorno, vale due. <ride> Esattamente, quindi l'aspettiamo per il couscous trapanese, che non è couscous, ma è couscous qua a Trapari, e per le nostre buone arancine femmina. Arancine femmina. Grazie, grazie. Attenzione alla telecamera. Grazie a questa Repubblica Respubblica, Sicilia Chiama Europa.